Buonasera, California. siete contenti di questo nuovo free live di orchestra? Ciao, Sì, ciao belli. Buonasera. siamo contenti, Moro. Stai zitto, Marco, che ho Grazie di sonno, per soddisfarci. favore. No, ecco, gliel'ho passato. Sì. No, è che mi sono. Oggi pomeriggio ho fatto tutte le mie cosine, ho dovuto sistemare un po' di roba e trick e track. Poi Sì. ho messo la. Ho acceso la stufa. E qua oggi pomeriggio. Ieri erano 29 gradi, oggi Ma erano 12, però va bene, no? E comunque ho acceso la stufa non tanto perché era effettivamente freddo, più che altro ti metti un per provarla, per rodarla. E ancora, infatti, faceva un po' di puzza all'inizio. sempre. Però ho acceso la stufa, poi era quel caldino, mi sono abbioccato verso le 5, ho dormito Ferma. verso le 5, verso le 6 anche in realtà, ho dormito un'oretta e qualcosa e No, ancora io sono mezzo rincoglionito in realtà. Vabbè, nonostante tutto ho ancora caldo, però ho messo i Marco. calzini. Ah! Questa è l'unica cosa che ho azzardato a fare, sto già Ottimo. sudando. Cose mie. No, fuori si stava da. Ma infatti era più freddo dentro casa che fuori, eh. Oggi, finita la live di mattina, Non è vero, Daniele, non è vero. sono andato giù a prendere i Grazie, cosi, i Geppo. Grazie, Gippo. cappelletti da mia nonna, e fuori era. Caldo non era, però si stava. Era un clima spettacolare, era proprio. Sono stati, boh, 22-23 gradi fuori, al sole. Però dentro casa, che se Io ho una aprivo le critica da farti, finestre, poi, mi Moro. arriva l'aria e mi prende freddo. Dimmi, Marco, io lo sai che No, tu eri. sono. Sempre per le critiche il migliore, dimmi. Tu dicevi tempo fa, portavi avanti una battaglia in cui credevi solo tu, come tante delle tue, Sì. in cui l'acqua sono tutte uguali. Moro, io, a parte che c'è Waterdrop, Tuttora. quindi punto esclamativo Ma Waterdrop non è per acqua. modificare il sapore Tuttora. dell'acqua, ma Tuttora. no, me lo puoi succare perché abbiamo comprato l'acqua del lì, per mia mamma ha fatto la spesa online e io di solito bevo o Levissima o Sant'Anna, insomma, quelle acque lì, al massimo la guizza. Siamo passati all'acqua questa qui dell'Iper. Mio Dio, è imbevibile per me almeno, è anche per la mia famiglia, forse siamo tutti allineati a quel sapore lì. È imbevibile, proprio, è Marco, proprio a parte brutta, allora, a parte sembra di ruggine, sembra di ruggine. mettendo che ti crediamo, innanzitutto Ma guarda che sono tutti dovresti d'accordo con me mandare che l'acqua è diversa. subito una foto a Korn della Grazie, tua lecca acqua. lunga. Puoi farlo in questo Attenzione. momento, per favore? No, devo andare di là, aprire il No, frigo, non gli cioè devo basta che gli mandi fare. una foto dell'interno della tua borraccia, basta che ci sia dell'acqua. E gliela mandi Perché? a Korn. Tu mandagliela. Apro dalla borraccia, lo faccio. Sì, Posso fare basta dalla. che si veda dell'acqua, va Aspetta, che bene? devo far sgorgare il tubo Sì. uterino qui. Vediamo un po', Corna, cosa ci Comunque, risponderà a tenendo questa conto foto. anche di questa cosa che tu dici, che effettivamente hanno un sapore diverso, Tutte robe diverse così, sono le acque. mettici Cacchio. Waterdrop. E certo. Anzi, Pensavo magari che tu, quella più guarda. schifosa diventa più buona perché ha quel sapore di ruggine. Ci Gli dà aggiungi un quell'ingrediente sus. in più, dici? Sì. C'è Vediamo Corna dov'è però, eh. questa Corna, ho lore già dell'acqua con passato. corno, poi ve la dico, ragazzi. Prima vediamo se effettivamente non risponderà mai, però. Ma non si sembra vuota la borraccia perché, vabbè, gli scrivo è ricolma Ecco, d'acqua. sì, bravo. No, ho scritto danno. No, ma sono l'incipit, Vector, ci mancherebbe, poi. È Ecco. così, intanto apro il gioco di simulatore di Nico Robin. Di nicotina. Fuma Nico Robin? No. Però vi Sì. faccio vedere Ori che oggi mentre guardavo Richard HTT si metteva davanti per non farmi vedere. Non so Maleducato, perché. effettivamente. Richard, non Ori, Sì, si poteva chiaramente. mettere un attimino più avanti. Richard HTT. Ah, ragazzi, qualcuno vuole del Brufen? No, vabbè. Non importa, non Signore e importa. signori, ragazzi e ragazze, vecchi vecchie, bambini, bambine, buonasera, dice Doglia, il nostro amato. Cosa diceva, Allora, signori e signore? possiamo, direi, iniziare subito al videogioco, eh? Non ci sta, Cri, io ho un. La scrivania è effettivamente ricolma di merda, quindi.
Non ci sta JD qui sopra, quindi niente. Cos'è questo gioco? Mi ha attirato la mia attenzione. Cos'è, Marco? The Legend of Tiading. È quello che è uscito oggi, che però non ho assolutamente idea di cosa sia, mi pare. Sì, no, la seconda parte non posso saperla, però... Perché l'ha messo prima Doglia nel recap di giochi che devono uscire sul pass. Mi ha attirato lo stile grafico, però effettivamente non sto capendo un cacchio. Adesso lo vado a vedere, sarà sicuramente una di quelle merde che piace a te, Marco. No. Ma in realtà sembra un... Scusa, era palesemente una provocazione, la mia cosa no. Perché di solito intendi a turni JRPG, ma non c'entra niente. No, ma che c'entra la grafica con a turni JRPG? Non c'entro io allora. Grafica. Non hai specificato grafica, non l'hai detto. No, infatti, allora cosa vuol dire quello che ho detto? Penso tutti gioco in generale. No, Marco parlava... Mi ha ispirato. E cosa sarebbe allora il gioco di merda che piace a me se non sono JRPG? È Fortnite, Pettone. Marco. Ma quando vai avanti che giochiamo tutti assieme, poi al massimo è Liezar quello. Ma che non ci gioco più da anni, boh. Se ti abita l'acqua del momento, tipo... quindi ogni acqua dopo sarà buonissima. Sì, è vero, Fettone. Però mi fa schifo anche quella del rubinetto. Però, se dobbiamo proprio farlo... Comunque, sì, sembra molto... merda, comunque. Non si capisce niente. Cioè no, è metà slang, Marco, praticamente. Cioè, non però è lo metà stile slang, grafico però mi piace. È a scorrimento orizzontale. Io faccio intanto, Password, sì. Password server, Pippo. In 3, name server, Pene. Sempre un motorino. Continua, game, create game. Ecco qua. L'ho creato. Dovete prima entrare, forse? La vita loca... Sto entrando. Sono già dentro. Ho visto, sì. La vita loca... Sono molto... Questa sera sicuramente sono esente dalla stanchezza, eh? Vector, non è detto, infatti, che ce ne siano entrambi. Quello... Marco, ti ha risposto, Gorn? No. Figurati. Risponderà mai, ragazzi, non saprete mai. C'è troppo silenzio. Io devo far analizzare l'acqua del pozzo per vedere che depuratore mettere. Già negli anni 70, quando hanno costruito casa, era non potabile. Allora non lo l'acqua so. L'acqua del pozzo di solito non è potabile. Noi l'acqua giù in Calabria, nella casa quella al mare, abbiamo il pozzo. L'acqua del pozzo la usiamo solo per le docce fuori. Io di sotto ho il pozzetto, mia nonna lo usa per annaffiare le piante, robe così. No, siccome abbiamo le docce fuori e le docce dentro, la usiamo per quelle dentro. Fuori. Parto. Tra l'altro, a proposito, perché ho letto quel bastardo di Gianluca. Prima guardavo un attimo, stavo guardando un attimo Viking, stavo giocando Call of Duty e veramente c'ho una voglia bestiale di giocare comunque. E non riusciva... Ti ha detto Gianluca che te l'ha già chiesto troppe volte. Sì, sì, infatti. Tra l'altro non riusciva a concludere nessun match perché gli crashava il gioco, Gianlu. Questo te l'ho detto. Dobbiamo fare qua. Allora, c'è la sensibilità al massimo, non girava comunque. Adesso abbiamo... Non mi ricordo già più i tasti. Abbiamo la Tor F. No, click. Allora, con la cosa tiravi sul braccio e lo abbassavi. Beh, io dico destra, giri, F, punti. A posto così. Allora, qua bisognerà aprire questa... Marvel Snap natura. È bellissimo, ragazzi. È veramente una droga, Ci sto giocando tutti i giorni, tutto il giorno. No, beh, non è vero che muoio, però sì, sto giocando parecchio. No, non faccio la russa, Vec. Liezar? No? Aspetta, prima la devo... ecco qua. Liezar, non... Secondo me non è il caso, eh? No. Ormai hai imparato a fare quello... Deve fare quello per forza. Allora, secondo me... La luce l'avevo presa io prima. Quando dobbiamo andarci alla fine, che mi ricordo. Anche secondo me. O si usciva proprio da qui. Io mi ricordo che siamo andati giù e poi si andava dal treno. Allora, andiamo... Allora, qua c'è un caricabatterie. Quindi bisognerà trovare una... Inaspettato? Bisognerà trovare una batteria. Qui c'è un piede off-wards, ma abbiamo già aperto di là. Qui avete pushato, sì, perché abbiamo acceso delle luci. Però è rosso. No, dice che manca la cosa. Manca la batteria, mancherà. Allora. Oh. Ah, che palla.
It's look like a part of the Mandrillo. Ah, è vero, prendete il mandrillo. Come... cioè, cosa serviva quello? Chi è il mandrillo? La sventola lì, la manopola nel coso laggiù in fondo. La manopola? Questa lì. Qui, il volante. Il dice. Volante, sì. La manopola. È una manopola, Marco. Una valvola. Non è un volante, Marco, non è il volante, non è... Mi è caduto per terra. Marco, che figura off seme. Eccoci qua. Com'era per tirarsi su che non mi ricordo? RR. Eccoci. Allora. Ah, no, Speed of Quartz, non lì. Perché c'era anche questo coso qua. Vai, doglia. Ciao, Gallo. La vita locale. Questa come si aprirà, questo... palazzo qui, come si chiama questo? Il capannone. Questo barn. Col piede di porco, non dicevano. Eh no, ce l'ho già provato l'altra volta io col piede di porco. Moro, vieni qua che sei l'unico con la luce. Ma non mi spinge, mi hai fatto cadere la torcia. Io non ci sono ancora. È Liezar, è stato Liezar. Mi ha colpito ed è scappato. Entrati, Mi ha colpito ed è fuggito. Non sono parte. Neanche dal silos. Sopra c'è la finestra. Forza aperta. Roma, sì, c'è la finestra aperta lì sopra. Ok, sono riuscito a riprendere la mia torcia. Liezar, stammi distante. Ma malissimo la stai tenendo. Che... ma Liezar mi ha buttato a terra. Qua fuori non mi ha urtato con il suo corpo. Allora, andiamo dentro casa allora. Se abbiamo la torcia. Mi è caduto il sondrio. Ostia, che non far cadere più niente, Marco, che mi sono flippato via. Qui mi serve una mano, ragazzi. Arrivo subito col mio fiscio. Arrivano questi Johnny Sins. Vai, Liezar, sei l'unico con le mani nude. Ecco, aspetta, No, infila un dito. Ma come fai a tenere la torcia così? Non ha senso questa cosa. Cos'è questa cosa? Infila... la tieni così. Infila il dito, grazie a Adinolfi. Non è Adinolfi, Andrenolf, grazie mille. Liezar, però è almeno... cioè, la capacità di usare le mani te l'hanno insegnata quando eri piccolo. Oh, qua c'è della luce. Ah. Qua Moro sulla libreria. Tutta cioè è come se fosse o Termoracolo riuscirà a superare l'esame della patente tra pochi giorni senza investire nessuno. Ognuno è il migliore perché meglio a meglio. C'è ancora la gallina, ragazzi. Ma hai preso cosa c'è qua nella libreria? Ragazzi, c'è ancora la gallina. Chi è qua dentro? Scappa via. Torna fuori, Liezar. Aspetta, io la tiro. No, aspetta, non c'ho la teiera. Come facciamo? Ma tanto arriva proprio poi, Sì, però è meglio de prima che poi. Cosa vuol dire pizza insieme per me? Reumatismi, cosa... Allora, ho buttato a terra la torcia. Ora, prendo il... Ah, pizza insieme, nel senso tutto insieme, ok, ho capito. Ma dobbiamo riaprire tutto, anche la porta. Ma Liezar, ci penso io. Sì. Tieni il volante tu, Liezar, che sai che sono... No, è già aperto. Okay. Allora, io ho una pietra, non ho la mia torcia, ma ho una pietra, Non mi spingete! Cos'è successo? Ho dato una sassata. Gallina. Moro muore. Uscite. Vieni, Moro. Già uccidere lì. Aspetta, Se muori, la fine. L'hai soffocata? No, è scappata. No. Scappata. Tranquilli. Ma non è meglio che la tiro come al solito e lo uccidiamo. E qua la Befana merdica, mi sa, Non vedo una sega, però. Eccola, arriva. Non è possibile fare altrimenti. Ce l'ha con me. No, ce l'ha con me. Ce ne sono due. Uscite, veloce. Allora, aspetta. Vai. Chi è che mi strattona? Vieni qua la luce, Là dietro, attenta. Oh, l'ho colpito una volta, forse. No, Marco, non ti far colpire. Ok. Continua. Moro, la stai colpendo. No. Ma che merda. Oh, Marco, non ti permetto. E non posso tirargli la manopola qui. Niente, rinvia. Maledizione. Il piede off ports, ragazzi. Ma perché sono sul tetto? Vabbè. Marco, vediamo il piede di porco. Dai. The man of the torch. Uccidiamo subito le cose, va. Allora, io sono l'addetto all'uccidere assolutamente le cose. Fammelo prendere così, fammelo prendere. Ah, intanto ho preso la luce, andiamocene.
Ecco qua, l'ho preso. Il nemico è una gallina perché noi siamo dei polli. Non funziona così, vedi? Vedi, così non funziona, devo proprio muoverlo. E chi è che mi spinge sempre? Ma perché mi spingete? Mi guarda toccate. Che alcuni... io so, a parte che sono già in casa, ma poi... Dai. Poi dai cosa vuol dire? Aspetta, che l'attiro, vai fuori. Allora, vai aspetta, fuori. Sì, vado fuori. Portatemela fuori. Non si muove. Eccola, Befana. Eccola, è qui ancora. Vieni, Befana. Moro. Attento, eh. Ah, sono due, aspetta, sì, sono due. Vieni, sì, devo guardare la porta frequenza intanto. Eccola. Non si può fare. Stavi roteando la mazza, forse si può questo, fare. Questa è la mia mossa, Marco. Mi è caduto il cioccio. No, Marco, ho visto tutto. E che il mio polso... Ciao Ericud, come stai? Bello? Allora così. Stai ancora giocando ai giochini con Liezan? Non abbiamo ancora ricominciato, no, perché aspettiamo l'uscita dell'espansione. Quella dei droghi. Mi è caduta di bello. Che me la mandi, la voglio fare. Così, così. Allora portatela qui davanti, faccio il movimento di frullino io, guarda. Ma dove sei? Mi è caduta un'altra volta. Arriva, arriva. No, dietro, davanti. No, ma devi portare qui, io non mi muovo, Liezan. Ma fa quello che vuole. Io non mi muovo di un pelo, eh. La gallina, la prendo per il collo. No, Marco, qua nel mio. Vieni qua. Nel mio frullino. È scappata, ragazzi. Aspetta, vado a riattirarla. Ma cos'è il frullino? Dai, dovete portarla aspetta, qui. Aspetta, vado. No, non le vedo. Eccola, l'ho vista, l'ho presa. Arriva. No, ce l'ha con Marco. Gli sparo. Ma venite qui, vieni qui, Marco. Ce l'ha con Marco. Ma ce l'ha, vieni. Dov'è? Ma togliete. Moro, ce l'avevi attaccata al corpo. Ma me la dovete mettere davanti. Ma non è che scelgo io. Marco, lei ti ha seguito e maledizione però, maledizione. Tu stavi facendo così, lei ti è entrata nei pantaloni, gliene frega che fai così. Io sono lì che faccio così, voi dovete farmela passare lì nel tritagalline. Non capisci? Grazie, ma prendi la teiera, ha funzionato così bene con la teiera. No, è stato un caso. Anche perché non dove cazzo la riprendo? Era della casa la teiera. Allora, adesso lo prendo diversamente. Ecco, col dito medio sarà tutto migliore. Col dito medio. Grazie, della Giureppe. Tua mano. Metti il oh, così vedi qui. Po, 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 po. Ragazzi, ho trovato, eh. Adesso la vado a sfondare. Sbattendo addosso. Ok, ci sono. Ok. Il Pokémon? Sì. Ma era mica il polipo, la seppia lì. Sì. Molto carino. Sì, vabbè, ragazzi, ho trovato la torcia, ma non funziona. Oh, santa mamma. L'ho presa una botta, eh. Però c'è anche. Allora, dov'è? Esci fuori. Uccisa. Ok, l'altra? Non lo so, l'altra adesso l'altra. Che è un casino. No, l'altra è di qua, eh. È morta, la vedo. Eccola, vedo il cadavere. Aia! Sono morto. Di controllo. Buongiorno. È morto, non ti vedo. E Moro è morto, effettivamente. Ti riavviamo. Che? Sono morto. Rifacciamo, prendo il piede di porco, ragazzi. Basta, non si può aspettare Lodo. Credo che non andremo avanti da qui oggi. Lo prendo il piede di porco, dai. Ma Marco, ormai ho trovato la tecnica, lo prendi no, tu. No, lo prendo io. No, Marco, fammi fare a me, non scherziamo. Tu hai provato già due volte. Certo, sto affinando la tecnica. Allora provo con le pietre io. No, è meglio la teiera. Liezan, prendi la torcia tu. Apri la porta io. No, la porta è già. Ma... No, è chiusa. Fammi portare la torcia. Dopo prendi la tu la torcia. Ma non serve tanto la torcia adesso. Cosa vuol dire RIP Esprit? È morto. Ma che c'entra Esprit? Avrà letto qualcosa che. Pazzito, forse. C'è una brugola anche. Non riesco a prenderlo.
Perché poi è nel buio? Allora, lo sposto qui. Ecco qua. Ora lo posso prendere. Con la mia mano. Ok, Diezar, hai fatto il tuo. Ma c'era una gallina, basta ste cazzi dell'orologio! È completamente inutile quella dell'orologio. Mi è caduta la torcia e... vabbè. Scappa, scappa, sono tutte e due! Moro, okay. C'è bisogno del frullino! Ce l'ho, ce l'ho! L'ho preso, eh! Arrivo, eh! Non dovrebbero colpirmi qui. Ce l'ho, sono sotto di me, Moro, le ho incastrate. L'ho incastrate. Ti sta colpendo, ti sta colpendo! Mori! Ma io te l'ho detto! Ma non riuscivo a muovermi, ho provato a saltare, a scappare via, era impossibile. Mi sa che mi saranno incastrati i piedi sotto. Aspetta, aspetta, fammi affinare la tecnica. Eccola! Si potesse resuscitare la gente, in qualche modo. Ah, non mi fa col... ah, i miei piedi mi fanno male. Aspetta, no, eh. Non è successo, Hank, non è successo. Vedi, però, vedi? Ok, rifacciamo. No. Questa volta prendo una cosa no, non si può rifare. Io. Aspetta un attimo. Ecco. Marco, non hai... Apriamo una porta. Ciao. Sola, facciamo una gallina alla volta. Fammi prendere la torcia di nuovo. Usare anche la torcia per picchiare, è che se non hai la tecnica, ormai, cioè io sono ormai la build forza. E quindi... Ma l'ho presa col dito medio. Puoi usare anche quello, sì. Glielo metto nel sedere. Ma... Aspetta, allora, una gallina è là sotto, no? Una gallina è a destra. Aspettiamo, aprire l'altra. Cioè, una gallina è a destra. Ma fate partire sta cazzin dell'orologio, per favore. Aspettate, ragazzi, sto assalendo un ragno che feroce. Che feroce. Mi è scomparso il piede di porco. Mago del mio anno, no. Quante robe senza senso stai scrivendo? È qui. È morto, Moro? No, aspetta, Come si fa a togliere il dito medio? Allora. Ma non può essere nuovo... Sta scrivendo cacate, basta. E che non le ho capite, cioè va bene scrivere cacate. Doglia sta campando su quello. Vorrei capire cosa vuol dire. Allora, ho la roccia. The Rock. Ecco, l'ho preso. Come posso fare per salvare il tuo cuore? Ho il frullino, dai. Fatemi Marco, fare il guarda, frullino. Aspetta che ho la bacchetta magica di Harry Wonderful. Le uccido, dai. Dove sono? Mi è caduto il Filippo. Non devi, Marco, perché? Perché che ci siamo 6 mesi? Niente, scappa, scappate. Ammazzo io, l'ammazzo. Guarda. Dagli un'altra. Non c'ho più la pietra. Non sì, la vedo più. ce l'hai. Non la vedevo più. È morto. Allora. Dov'è? Perché si glitcha sotto questo video of perk? Sì, Doglia, più o meno sì. Ok, si può tirare fuori così semplicemente, vedi? Allora, fammi prendere la sedia. Allora. Io lo tengo così. Faccio questo movimento qui, colpisco fortemente, ragazzi, Io ho agitato un mo' di frullino e gli ho spaccato la faccia prima. Sì. Cioè, non frullino di polso, però, ho fatto delle robe particolari. Che gioco delle feci? Non capisco, ragazzi, mi sembra gestito a puntino a me. Veramente non capisco i vostri gusti, cioè, se questo è un gioco delle feci... Però mi sa una cosa. Prego, intanto apri pure. Se premi control diverse volte fa cose diverse. Adesso lo menerò. Se avanza, lo meno con la torcia. No, scusa, ho colpito qualcuno. Allora, non vi avvicinate all'orologio, guai a voi, Mancherebbe. Sono fuori io.
mi accovaccio giusto un po'. Non credo che Scorn andrà avanti. No, mai. Devo scappare perché non vedo una sega di niente. Tira come al solito, aspetta, la tiro okay. Io. No, non c'è. Prova a pararla. Ok, mi sarei incastrata nella clavicola, il braccio è girato dalla parte opposta del mio corpo. E esce? Non esce. Aspetta, vado a prenderla io. Ecco, vedi, se la fate passare poi qui in mezzo a questo sentiero, io faccio così e di sface proprio. Ai. No. Questa non esiste, questa cazzo. Ma perché devo vederla anche io che poi mi casca tutto quando... Vai, allora. Che mi traballa tutta la scrivania, ti prego di muoverti, eh. Non si muove da lì sotto. Potrebbe essere un plus questo, eh. Ok, spacchiamogli la faccia. Ah, tiro l'altra? No. Fammi andare da quella. Ma quello con chi è che c'ha la torcia? Scusate. Io, ma non sto riuscendo a tirarla su perché continua a spegnersi. Ma avete chiuso la porta? È che non vedo qui senza luce. Aspetta, aspetta, che non è cascata prima. Perché per farmi vedere le cazzi dell'orologio, quando torna poi mi fa cadere le cose. Oh mio Dio. Oh, io ho provato a muovere a casaccio, ma... Vabbè, è incastrata lì, lasciamola lì. Voglio ucciderla, non è incastrata lì. Ecco qua, questo orologio di merda. Che cosa serve vederlo? Ma non lo so, non lo so. Marco, perché le accendi la spegni? Perché non sto riuscendo a prenderla in mano. Ma oh, prendila no. Da sopra, c'è la maniglia, perché la prendi da sotto? Perché è più comodo, è più solido. Non è vero mai. Ma poi l'ho sempre fatto e adesso non lo fa più. Dai, ho trovato una manganellata nella testa. Di qua, Marco, fammi luce. Ecco. Di qua nell'angolino là in alto. Vai. Ti è caduto. Mi è caduto per te. Io. Cribio. Io. Aspetta. Voglio strappare qualcosa in generale. Vecor, me lo permabanni, per favore. Io non so cosa fare. Mago del mio anno, ma che problema c'è? Perché scrivi robe a caso? Se... Perché scrivi robe a caso? Però che c'è? Non stiamo capendo una sega. Fai a modo. E qua prossima, sotto, Moro. Alla prossima. Scrivi più che altro comprensibile. Non sto capendo il tuo intento. Vai, Moro, menalo. Scappa, Marco, scappa. Aia! Grazie, Alex. Grazie, Alex. Sta uscendo. Non è andata. Una botta gliel'ho data, eh? Ne basta un'altra. Gliela do io con la torcia. È ritornata lassù. Che si è spenta, tra l'altro, maiale. No. Evidentemente non funziona così. Possibile da gestire. Eccoci. Colpetto gli doppia, doppia, tutte e due le avete attivate. Ok, una è morta. Non è possibile. L'altra, l'altra è un'altra. Però sta urlando. Però sta urlando. Vai, apri. Una è morta, eh. Uff. Vi ricordo che non ho tre, eh. Arriva. Dov'è? Ok, una volta. Aia, scappo. L'ho uccisa. Vai. Vai. La terza, però, occhio. Ma c'è una terza? La terza sì, dove? Mi ricordo che non tre, mi ricordo. Vai, andate prima voi. Vai. Faccio luce da dietro. Era in qualche, terza, sicuramente su. In qualche porta qui. Ma che poi io avevo già messo la chiave in tutte le porte. Ero andato nel letto. Vai. Infatti risultano tutte aperte. Ma io sono andato a sinistra. Ho fatto anche delle robe lì col letto. Delle cose. Dietro, fai andare avanti prima. Ma non era qua. Io ci vedo. Non era qui, ragazzi. Non era qui. No, questo è il bagno. Con la vista notturna. È di qua. Questa. Esatto, era questa qui. Sì, ci sarà anche un salvataggio qua. Ma l'avevamo sì. Però non avevo le cassette. Forza Simone. Ma c'è una bottiglia, quella è perfetta contro la. Ecco, quella porta là forse. Ah no, poi l'avevamo aperta. A testate forse sì. Era quella buggata. Grazie Frank. Che paura. Grazie Frank. Io, eh. Ah, c'è una cassetta qui sotto, tra l'altro, guarda. E tienila lì. Liazzar deve aprire anche questa. Perché tienila lì, scusa? Perché sappiamo dov'è almeno. Oh, ma salva. Spostare. Vabbè, ma dobbiamo... Tanto se salvi di nuovo, tanto se ricarichi ti le risponde. Ma se salvi qua magari no. Potremmo provare. Che non sono io ero arrivato qui. Ah, qui che passava il tizio qua fuori? Io ero arrivato qui.
Qua serve... Ah no, salva. la chiave c'è, bisogna solo aprire. C'è qualcosa... Allora, sul tavolo c'è una penna, che non credo... Non ho le tette, ragazzi. C'era questa penna che... scale. Serve probabilmente per attivare... Sì, ci sono delle scale, non ci sono andato. Siamo più tattici che su Ready or Not, ma veramente... Marco, mi serve luce qua sotto in... Non serve niente la penna, lasciala stare. È possibile però, eh. Ho l'oscuro visione. Ma che l'oscuro visione? Mi serve luce a me? Ma c'è luce qua sotto, poi. Forse sono degli... Ci sono Vai. Dei cosi, come si chiamano? Dei fusibili, ecco. Ah, serve il fusibile qui. Mettici della carta stagnola, mettici. Eccola qua. Un'altra gallina. È morta, però. È morta. Come è morta? E lì la stai calpestando. L'hai appena è vero, è morta. Qua c'è una chiavona. No, cos'è? Non lo so. Biliardo. Impossibile vedere, ragazzi. C'è, sotto il biliardo. No, non c'è niente. Si possono accendere le luci, no? Grazie, Ciscone. Sono le palline Ciscone. Delle palle. Grazie, Ciscone. Come stai? Ci sono... Bello. Non è niente quello, quindi. Ma non va bene, è una lampada. Così tanto, Ciscone. Ci sono altre scale. Poi sì. Come facciamo noi? Marco, vieni giù per le scale qui. Eccoci. Occhio, che cado, eh. Qua c'è del ma non passo. C'è il radioattivo. Ecco. E c'è un telefonino, ragazzi. Bisogna premerlo. Vogliamo provare ad andare a salvare intanto? Eh sì. Certo, Doglia, noi siamo... Se vuoi salvare è inutile. Perché l'altra volta l'abbiamo salvato con tutto aperto e comunque quando ricarica... Abbiamo salvato di là, però, che era un checkpoint prima, in teoria. Con la tua carriera credo sia per quello. Un frigo! Aspetta, io qui però l'ho trovato, ragazzi. Cosa? C'è il qui dentro il fusibile, nel frigo, ragazzi. Prendetelo e mettetelo. Ragazzi, io non posso. Ma non ne serviva uno anche nel. Infatti, qua ce n'è uno. Ah, intanto mettilo qua nel. Qua. E questo qui accenderà tutte le luci qui, presumo. Liezza, devi farlo tu. Dov'è? Scusa. Sì, allora con là è uguale. Ma con sto bastone da passeggio, Moro. Che sono stato ferro. Che sono Lampei. Cos'è che c'è dentro poi? Della carne, è un frigo. Tipo, sì, dov'è un frigo? Infatti, no, non è un frigo. Ma è come uno shampoo questo qui. Come lo metti adesso? Uno metti, usa... Ecco. Yezar, l'hai fatto cadere nelle texture, non c'è sì. più. Non c'è più. Bel gioco. Ma cosa controlli col tuo bastone da passeggio? Cosa stai controllando a fare? Aspetta, vedi Marco, un po', fammi vedere. Ho le tettissime. Ti punto un attimo. Aspetta, lì. Qui ce n'è un altro, vieni qua. Aspetta, fammi premere qui. No, non è lì, cosa magari, premi? Cosa... Anche riesce. Non c'è una botola, non c'è. Basta un random manteu. Ma dove se noi salviamo adesso si cancella anche quel discorso? Boh. Ah, qui, vedi, qui sotto? No, non possiamo rifare qua, tutto. Dove vai? Che cazzo ne so, qui sotto andavo qui, sotto. Fermati, vedi, destra. Ma dove sei, Gezar? Qui, destra, dirti, c'è Dottano. Qui. Lì c'è sotto, un altro vedi. Fusibile. Fammelo fatelo fare prendilo. A me, per l'amore del signore. Liezar, tieni la luce, per favore. Ma lasciala giù, tanto punto. Eccomi. No, devi prenderla in maniera. Allora. Puntami. Che puntami, Kiki, che non si sta muovendo a prendere mica la torcia. Ti ha scherzato. Ma non ci vedi, non è possibile che non ci vedi. No, Liezar, è completamente nero. Devo vedere le mani. Come se faccio? Tu c'hai lo schermo bianco e. No, io non ci vedo niente. Fanno prendere le cose da terra. Ah, così. Il fatto è che. Marco, bravo. Fai meglio lì. Oh, scusami. Ce l'abbiamo. Ecco, adesso guaia se lo fai cadere, eh. Non vedo un cacchio. Vai, vai di là. Questo torcione. Texu, ok. Va. Oh, porca troia, Marco. Non prendere la scossa, sì. Occhio. Okay. Eccoci qua. Bene, bene. E infatti adesso... È tutto... Buio, non ha cambiato nulla. Dobbiamo accendere allora, il tasto, no, c'è il numerino, è importante quella cosa lì. Ma non c'era da mettere anche il fusibile al garage? Ma quello ormai... ma uno è finito sotto il pollice. Qua c'è una scheda fonica, potete venire a far luce, una cassaforte. Sto cercando di prenderla bene. Devi accenderla prima. Poi si riaccende la torcia? Col pulsante, che cazzo di domanda. Devi schiacciare quel tasto. Ma l'ovvietà. Aspetta, te l'accendo io.
Forse... Cosa succede? Cosa mi sono perso? Io ho detto, o sono arrivato col dito, ho detto, te lo accendo, gli si è ammocciato il braccio e è cascato tutto. Aspetta, capita, che lo prendo. Ecco. Oh! Che trick, Marco! Che simpatico trick! Aspetta che rifaccio. Non so perché questo gioco sono incredibilmente bravo. Ma lo sta prendendo, non vedo se prendo o no. Posto, si è appiccicata, eh. Vai. Vedi qua se c'è... I generatori che cazzo sono serviti? Vedi qua se c'è qualcosa. Basta, ma questo vecchio, questo bastone. Ma qua sotto c'è qualcosa. C'è una cassetta per il c'è giusto, il codice da mettere sotto. Ah. Perché ci sono dei termosifoni nella libreria? Perché siamo noi, Cribbio! Mentre adesso che si fa? Ma io voglio degli oli. Da, fatemi cercare un altro fusibile, mi sono rotto le balle. Allora, sembra come... Adesso. Bisogna mettere l'ora che c'è nell'orologio, aspetta, sì, vado a vedere l'orologio. L'abbiamo visto talmente tante volte, ma chissà. Dimmi. Allora, ma l'orologio segna... Ma si passa attraverso, come ci clicchi? Segna le 8 e qua... le 8 e 21. Le 8 vuol dire le 20 o le 8 e 8? Cazzo ne so io, un orologio analogico. Di quando usciva cosa veniva fuori scritto? Le 20? Ah, le 20 viene fuori. Non so leggere l'orologio analogico, è 21, vero? Vabbè, è l'orario di adesso comunque. O è andato sì, avanti? È 21. No, è 21, Lieza. Ho premuto 3 ed è uscita una bomba. Lieza, c'è una luce candano rossa che io esco fuori di casa. Peppa Pella. Sono morto. Moro, sei morto? Eh sì. Ma eri fuori di casa. Ma una grande botta, No, non è una grande botta. Ho capito, ma nucleare. Come faccio a mettere 20 era una se non mi fa... Se non salviamo, che non serve. È esploso tutto, il fusibile. Qui c'è... Io non ho mai detto aspetta, non serve, ho detto facciamolo. Allora, il fusibile qua c'è da mettere da qualche parte. No. No, dobbiamo riuccidere le vacche. Forse, cioè, è da mettere il fusibile laggiù, poi bisogna premere il pulsante qui. Due fusibili li ha messi perché sapevano già. Marco mi ha fottuto il... Vado a picchiare le vecchie. Devo essere l'uomo della torcia io, quindi. Tanto, Liezar non sa fare nulla con le mani, quindi no, lo mettiamo ad aprire le porte. E sta fermo a fare quello. Medi, quelle cose lì. Esatto. L'ho aperta col piede di porco in 2 secondi la porta io, comunque. Bravo, potevi usare le mani, Marco. Vedi, non c'era 20, bisogno 34, di... segna. Dov'è? La merdaccia. E qua, Marco. Marco, devi colpirla, però. O scappi o la colpisci, Marco. La sto colpendo. No, morto. Non la stavi colpendo. Non la stavi... No, non la stavi colpendo. No, un colpo me l'ha dato. Quindi un colpo glielo ho dato. Ma poi perché ti sei continuato a far colpire come un bastardo? No, io gli stavo muovendo. Ma non so cosa vedevate voi. Io stavo muovendo tantissimo. Sì, ma ti stava mangiando. Devi scappare, girarti e scappare. Lo so, era al buio. Non è che vedevo dove stavo andando. Marco, parla dal maestro, eh. Maestro ormai del... Ma che maestro? L'ho ucciso io prima con la torcia. Puoi, cosa maestro? Puoi chiamarmi del vecchio, Marco. Che puttana porca. Ecco qua. Dai, la uccido con la torcia di nuovo. Sono l'uomo incredibile io. Allora. Nei giochi dove c'è da fare i dementi sono il più bravo. C'è poco da fare. È una missione bestiale questa, eh. Uff. Allora. Vediamo un po'. Ma porco Giuda. Ma porco Giuda. Adesso questi due imbecilli a prendere le cose. Ma perché mi hai lanciato addosso? Ma ero fermo che non mi spingere. Dammi la fava. Ma poi non c'è la luce. Cosa, come faccio a offrirti? Puoi cacchio. Aspetta che la tiro. Dai, fuori. Che mi serve della luminaria qua. Non si accende più? C'è una chiave qua dentro. Eh sì. Ok, ce l'ho fatta. Aspetta, non ti avvicinare, che l'attivi. Punto, la voglio portare fuori, almeno ci vedi. Ma mi arriva Marco con la luce, la picchio sotto. Ma è al contrario, la luce arriva retro Marco. Basta, basta. Ma non ce l'aveva già detta, sta cazzata. Vieni qua. Puoi girare la mano col click destro. No, sì, la sto girando, ma è tutto spaccato. Puoi girarla in tutte le direzioni, tranne quella utile. Esatto. Per favore, ma vieni di qua. Più o meno,
Più o meno ce l'ho fatta. Vado di lato. Vi spiego. Vai. Aspetta. Afferrala. La vedo, la vacca. Colpito una volta. Scappa fuori, scappa fuori. Ci penso io ora. L'ho colpita. Colpita io, Marco. Colpita, chiaramente, ma chiaramente io l'ho colpita. Prego, Liezer, la porta. Sì, togliete, sennò faccio cadere tutto. Già incazzata come una biscia, eh. Allora, Marco, tu aspetta fuori, eh. Sì, sto dentino. Arriva, arriva, arriva. Colpito una volta. Marco, Marco. Arriva, arriva, arriva. Marco, 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 Marco. Via, via, via. Marco, scappa via, scappa via. Salta là. Torna indietro, torna indietro. Vai verso... Eccola la vacca, Mimma pelle. Ma ero entrato dentro casa per un attimo. Ok, ce l'ha colta. Aspetta, aspetta. No, piccione. Vale l'incastrata. Peppone. E te basta. Non vedo qua, non vedo. Chi è che va là? Chi va là? Ecco, ecco. Ce l'ho, ragazzi, ho la torcia, posso affrontarla. No, dai, l'avevo colpita. Dai, dai. Moro è svenuto. La soffoco col cadavere di Moro. Perché è così difficile questa... Che idea di merda, queste galline. Blasfeme. Rilodo. No, io adesso prendo un bastone, ragazzi. Allora, io vado a riprendere la teiera, ve lo dico, eh. Ma la teiera è dentro, devi fare le due. Prendi la luce. Prendo tu. Questo, ragazzi. Prendi la luce tu, Liezza. Ma basta con sta luce, le portiamo fuori tanto. No, ma dopo prendere serve la luce, serve dopo la luce. Dai, ho preso il piccone qui, come si chiama? Il piccacche. Taglia noodles. Cos'è il piccacche? Non è quello lì. Come no? Prendi questo, prendi questo, ecco, bravi, bravi. Ah, ragazzi. Che fastidio. Vado. Ai nervi, è scritto, mi è caduto tutto. Gimme, 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 my penis on fire. La ecco picchio, portala fuori che gli do le mazzate. Vado, la tiro con la torcia. Guarda, portala qui da me. Aia, mi ha picchiato. Vieni qua, Moro. Eccomi qui, Marco, ma perché si... Arriva, sta uscendo, no, sta mi è uscita, caduta la torcia. Uscendo, uscendo. Una è andata. No, non è andata. Ma scappa, sì, sì, scappa, scappa, dato, scappa, devi scappare, devi scappare. Non scappi, Marco, non scappi. Ma non devi girarti, non puoi scappare. Perché ti è caduto tutto a te nel momento del bisogno? È mezz'ora che aspettavo io. Chi? Hai fatto due passi, mi è caduto. Ma scusa, non serve a niente così. E ti ho sbattuto. È partito tutto il mobile. Ma poi, Liezar, prendi qualcosa, renditi un... Fai finta almeno, non lo so. Allora, fammi prendere sta luce di nuovo. Io un colpo glielo assesto sempre, sono... ma il primo è facile. Ricisci. Dopo devi scappare e riassedentarti. Adesso... No. Quindi adesso un attimo a fare così. Comunque, grazie, sai che Ghedano. Mi... La puoi mettere nella seconda mano, la puoi mettere. Ciao, Ghedanone. La puoi mettere nella seconda mano la torcia, comunque. E come si prende la seconda mano? Era... Caduto il sandalo. Aspetta. Allora, come era usare l'altra mano? Tab? Shift. No. Ok. Ecco qua. Siamo, eh. Ok, ora ce le ho tutte e due. Non ho un'arma nella... Faccio build dual wielding. Allora, la prima gliela si dà qui, poi scappo. Serve la luce, però. Eh? Serve la luce. Arrivo. Faccio un flipendo, la sfascio sta gallina di merda, eh. No! Mi sono avvicinato in troppo cazzo, con la chiappa sinistra. Marco, più luce, vieni più in qua. Ecco, ecco, perfetta, eh. Una luce smarmella, smarmella, Marco, eh. Sì, sì. Non la stai colpendo, Moro. Un attimo, eh. Ecco qua. Ah, ah! Ricapitolando, ah. Moro, esci. Fuga. Gallina in figa. Arriva, 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 arriva. Ferma, eh. Aia! Ferma!
Ferma! Marco, scappa! Girati e scappa! Perché? Aspetta. Non è possibile, ragazzi. Dai, prendila. La incastro nella ringhiera, vieni. Presa, morta. Ok. Ehi, ma c'era bisogno di buttarmi sul tetto, ragazzi. Marco, Marco, che fai lì? Cosa fai, mister Olimpia? Mellifluo, andiamo. Oh, uccisa! Shottata. Oh, ragazzi, fantastico. No, incastrata lì sotto. Ma no, è lì, semplicemente lì. Qua sopra. Di Azzar, se non prendi sta torcia, guarda. Salviamo subito, adesso. Salviamo istantaneamente, dietro guai, eh. Ma c'è la cassetta? Sì, sì, è che senza torcia non la vedi, aspetta. Ma io la vedo. Figurati, è lì davanti a te, non l'hai vista, niente, vedi. Lì. Vai qua sotto. Guarda, mi sbruciano due galline. Quando è sotto però non riesco a prenderle, come cazzo si fa quando è sotto lì? Alzi la mano. Alzi la mano, la sposti avanti. Si alza la mano col click, ma non... No, si alza la mano con la rotella. No, un pochino la luce mi serve qua. Arrivo. Sei ancora lì. Ah, eccolo, mister Olimpia. Ovviamente. Vieni, non importa, non importa. Non conquassionata. Vado di sbiego, eh. Dove sei, Lieto? Di là, di qua, di qua. No. Di qui. Sono quello, Lieto. Dammi la torcia. Ecco, così, così, così. No, lascia. La torcia. Ok, ecco qui. Vai, Mark. La faccio io. Ah, ecco, cioè, quindi cosa è servito, Lieto? No, no, la porta, la cosa. La cassetta, la cassetta. Cos'è la cassetta? Non si vede, ma è lì, eh. Sì, c'ho il pisello, ragazzi. Aspetta un attimo. Ah, sotto, ok, sotto, sotto. Grazie, Brisio. Grazie, Brisio. Secondo me comunque salvare non fa nulla. Toglietevi! Aspetta, che devo... Che succede? Si è spattuto la porta. Andiamo. Ok, metti la cassetta, Marco. Vado a metterla nel campanile. Qui, dove sei andato? No, che del fienile, qui! E qui di fianco, dove hai preso la cassetta? Era qui nella stanza dove eravamo. Non lo so, Toto, non l'ho mai visto. Dov'è? Eccolo qua. Non ce l'hai in mano, Marco. Dov'è finita? No, Marco! È andata mentre sta che se non c'era niente! Dov'è? Dove è finita? Come dove è finita? Ce l'avevi tu in mano! Niente, maledetto te che non sai tenere neanche una luce! Ma che c'entra? Avremmo risolto a quest'ora! Dov'è la cassetta? È arrivato lì con le dita a infilare dentro il mangianastri! Ma è qui di fianco alla luce! Qui di fianco alla luce! La no, ci vedo! Ti è caduta istantaneamente con i mani di burro! Cosa c'entra? Ma fagli luce, Lienzo, per cortesia! Ti prego, gira questa faccia! Oh, ecco, no. Ecco! No. Bisogna girare bene il posto. Giro mezz'ora con il suo borsone pieno di nulla! Aspetta che si... Ecco qua, l'hai messo. Aspetta! E premi col dittino il giallo. Ecco qui. Crashato il gioco. Ecco. Vai. Oddio. Apri la porta, faccio io, eh. Aiuto! Che fai? Apri una porta, ma sei a 3 metri. Si riesce, si riesce. Mi state spostando via. Aspetta. Tu sto bastone da passeggio, guarda. Ok, no. Non ce la fa, non ce la fa. Che miseria, entro. Ragazzi, avete pazienza, era tutto nero. Io non vedevo una cassetta nera, tra l'altro, su nero. Dove è finita? La torcia dov'è? Dietro, perché... basta fare il nazista, fammi aprire a me le porte. È stato proprio comico, cioè t'ho visto qui con le dita vuote infilare nel mezzo. Dove è finita? Ma anche questi, Lieder, mi fai il piacere di prendere ti apro il frigo e poi prendi il coso. Ma sì. Qui lo vedi, qui non puoi non vederlo. No, nel frigo sì, nel frigo sì, ma poi mi... Vabbè, aspetta. Vabbè, qui dentro hai il coso. Prendi, vedi se riesci a prendere la torta. Vedi. Fammi infilare bene. Avvicino un pelo, eh. Prego. Ecco qua. Gira la mano. Ecco qui. Però guai a farlo cadere, che fa così. Ecco qua, andiamo al bar. Vado a tirare sulla leva, dai. Andiamo a pushare il pushing. Ce l'ho ancora il bastone? Ma chi lo sa, è tutto oscuro. Ce l'ho. Pensa se respawnano le galline.
Beh, c'è ancora una terza, io vi ricordo che erano tre. Ma è di là, forse. Sì, sì, no, ma la terza non c'è, non c'è. Ma devo tirare qua? Aspetta, c'è il pulsante dentro anche perché... Certo, che sono nella barba, Charlie Brown, di solito. Allora... Ma io ho visto la gallina? Come? No, ho visto qualcosa muoversi lontano, ma forse sono solo i... la vegetazione che pop-up. No, questo non si vede. Vai, premi la fanta, la stricca. Che non è tangibile adesso? Cos'è la fanta e la stricca? La leva, la leva, la leva. Ma quale leva? Quindi, la leva su? Obbligatoria. Ecco. Ok, adesso forse premere... Su, su, su. Ma scusate, l'altro energizzante per la luce, no? Poi chiedi a me, scusami. Non va messo nel, nel fienile? Pushato. Nel capannoli. Cosa è servito? Non funziona, però. Te dobbiamo fare esplodere. Ho sentito del gallinaggio, ragazzi, Ho sentito del gallinaggio. L'altra gallina non era quella del trattore, forse? Ma mi no, è quella sotto, l'ho uccisa, credo, per sbaglio. Ma perché sei là tu adesso? L'ho uccisa con i piedi, ragazzi. Ma non è possibile. Come hai fatto? Uccidere con i piedi? Non lo so, l'ho uccisa con i piedi. Basta calpestarle, non l'abbiamo mai fatto. Bastava calpestarle. Ma in realtà io ho corso ed è morta, quindi non so. Ma mi sa che è scriptata quella cosa. Ma c'è la porta rotta? Marco, ragazzi, ma se io porto l'altro... Io sfondato il portone. Hai sfondato il portone, Marco. Io l'ho visto spezzata. Ecco, si è messo a posto, Lizzo. No, a me è ancora spezzata. Aspetta, ma di cosa parlate? Ma siete su? Sì. Dove siete? Io la vedo tutta rotta, non è tangibile. Eccoci. No, dove siete? No, mi è caduto il piede off port. E si è glitchato. No, è di là, è di là. Ah, grazie Marco, puoi aprire per favore? Grazie. Sì. Ecco, fammi entrare. Però. Venite un attimo, perché secondo me l'altro lo dobbiamo portare nel garage. Ma non c'è nessun posto dove metterlo? Non c'è posto. Nel garage non c'è, eh? Non mi pare. Ma c'era. E allora l'altro fusibile dove aveva messo? Secondo me di scorta. Perché è palese che uno l'avresti sfondato. Anche perché prima c'è finito nelle teste. Sotto c'è da mettere il codice. Volete mettere il codice? Cos'era 20? L'ora di adesso, credo. 20:49? No, ma non è l'ora di adesso. Devi guardare l'orologio che non va di pari passo. Come no? Vado a vedere. Rosso piede di porco. Perché dovrei formattare il PC, Fronfree? Ho perso completamente il piede di porco. Sono le 20:40. Sì, quando siamo entrati, segna l'ora di quando entriamo, 20:40. Ma non era 35 o era 40 adesso? Vado a mettere che sono maestro. Secondo me questa penna serve. 20:40 devi mettere. Non riesco. Occhio che se clicchi sbagliato parte la bomba. Eccomi qua, sono fatta. Allora. Se clicchi sbagliato parte la bomba. Sì, mi servirebbe... La luce, magari? Ma è tutto illuminato. Sì, allora, 20:40? Sì. Che cazzo è tutto illuminato? Ma te che illuminazione hai? Scusa, c'è lo schermo acceso, come fai a non vedere? Ma tutto il resto è buio, ma è nero. I numeri sono illuminati. Ho capito, ma il mio dito no. È quello che mi serve vedere. Aspetta che gli prendo la torcia. Allora, premo... Ma il 2, ho premuto il 2! Il 2 ho premuto! Bisogna fare qualcosa qui! La bomba, prendo la bomba! La strappo! L'hai fatto? Peppe di palle. Vediamo se ricarica non e sono morte le galline. Non è quello il codice, però. Testiamo se le galline effettivamente sono andate a morire, sì. Ammazzate. Mm. Dove siamo? Siamo nello sgabuzzino. Siamo qua. Qui. Porte sono tutte chiuse. No, sento gallinare io, ragazzi. Senti, mi incazzo, Non c'è neanche la luce, questa cosa è grave. Ecco la gallina! E come facciamo qui? Aia! Saltagli sopra, secondo me. C'è il piede di porco, però in realtà c'è il piede di porco qua. Aspetta, se gli salto sopra. Saltagli sopra. Prima l'ho uccisa. Secondo me quella lì è semplicemente scriptata e muore da sola. Quella lì sopra. Può essere, anche prima era morta da sola. Era sì, era quella che cadeva da terra. Sì, dall'alto, sì, moriva da sola. Ci sono stati come dei gran coglioni. È impossibile, ragazzi. Sono incastrato, sono incastrato. Ho aperto la porta in qualche modium. Io venite, ragazzi. Okay. Ho aperto tutto, venite. Sono due galline. Bravo, Bianchica. Vieni qua, vieni qua. E cosa fai? Le porto da un'altra parte, intanto.
Ah, portale, prova a portarle fuori dalla mappa. Allora, le tengo qua. Ragazzi, menatele. Con cosa? Sono sopra la balla di fieno, non possono colpirmi. Bene, bene. Sono contento, Marco. Fate quello che dovete fare, io rimango qui. E loro mi cercano di uccidere. Effettivamente noto la liquidità, dice Corny. Io invece oggi sono un bronzo di Riace. Allora... Che è calabro, effettivamente, il bronzo di Riace. No, la lore, Marco... Sì. Era che Corn, a quanto pare, sì, è rimasto senza acqua. Ma come è possibile? Non l'ha comprata. E se beve quella del rubinetto è non piena di ferro. Vai a quindi... comprarla, scusa. Ma oggi è chiuso, è festa. Beh, non ci sono centri commerciali, cioè sono aperti. Di festa? Non credo sì. Siano aperti. Povero Corn, ragazzi. Ma ieri sera l'ha detto questo aneddoto? Sì. Tra l'altro, in ogni gioco che facevamo, sì, da ieri sera ogni cucina che vedevamo in ogni gioco c'era una. Sempre più acqua c'era. Nella cucina. Sì. All'inizio c'era una bottiglia, poi una cisterna, poi un cisternone gigante. Sempre nella cucina, non si sa perché, ma era proprio un messaggio per lui. Amici, queste due sono ancora qui. Se le volete uccidere, con calma. Ma lasciale lì. Vado a prendere la teiera. Aspetta, Marco. Rimangono qui dal momento che io sono qui. Non è detto, prova. Vado a prendere la teiera. Marco, non provare niente, non ascoltare niente. Sono fermo immobile, ma ci mancherebbe. Grazie, signor Gaudenzio. Grazie mille. No, perché stanno mangiando a terra, quelli non ti stanno cagando, teoricamente. And better and ever. Io baby. Ho preso la teiera, ragazzi. È the best weapon. Allora. Cosa cazzo ridi, Genza? Non c'è da ridere. Perché okay, vedere dall'esterno è bellissimo. E tu che gli tiri due mazzate e poi morirà. Che avevo poca vita, prima abbiamo saltato sulle galline. Quindi adesso abbiamo rovinato completamente il save, fatemi capire. Cioè, non c'abbiamo neanche la torcia, non c'abbiamo niente qua. C'è il piede di porco, cioè, basta. Ho capito, ma... Vabbè. Apro le porte io intanto, eh. Diceva. Guarda, una. Due. Tre. Via, ho aperto tutte le porte. Me le porto via. Una sola però, eh. L'altra non c'è. È qui. Portala qui fuori alle balle. Completamente ignorato, se n'è andato. È andata a casa, adesso la sfondo, sta cazzona. Niente, l'hai perso. Ed è lì dove c'è la gallina. Ragazzi, me la sto portando in giro io intanto. Ma ci vuoi uscire insieme? Nel pannello della corrente dovete cambiare anche quello rovinato per attivarlo. Ah, tutte e due? Non credo che ci torneremo mai laggiù. Questo è un problema, ragazzi, te lo dico io. Ma dove l'ho messa la gallina? Non c'è più. Niente. L'ho seminata? E vuol dire che torna da qualche parte adesso. Sì, non mi sta seguendo più, però non so dov'è. Tornerà in positioning. Prendete la torcia che faccio delle cose al volo. Non c'è la torcia. Come non c'è? Non c'è. E quindi dov'è? Ma no, sarà spenta per terra. Gallina. Grazie Jack. Ben arrivato Jack, grazie mille. Grazie del Prime. Andiamo a vedere là. Ma è qua incastrata, ragazzi, qua a destra la gallina. Eh sì, sono il loro angolino. Ma aspettate, posso fare almeno una cosa in questa run? Aspettate. Per il gaudio. No, non posso ripremere il pulsante per ballare la disco dance. Credo di aver trovato la luce, ragazzi. Sì, l'ho trovato. Spenta, ovviamente. Dove l'hai trovata? Ah, Marco, sei se chiudiamo la porta e ignoriamo le galline per ora. Ma non si attaccano, basta andare di là. Adesso Marco prende la torcia. Andiamo giù, sì, tiriamo i due fusibili perché... e torniamo su. Ma non riesco. Non puoi farlo fare agli Ezra che ha il computer impellente. Ma non so dov'è. Aspetta. Ah, sei qua.
Ma intanto apro tutte le porte. Io non vedo, più che altro non vedo la mia mano come posizionata. Eh no, è quello il problema. Perché la sto cioè è qui, la vedo. Fammi mettere a cavalcione. Ah, ecco com'è la mia mano. Ma è incastrata nelle texture, tipo. Comunque. Aspetta. Aspettate, aspettate, ci sono. Ti prendo la tua mano, io. Presa, Marco, l'ho presa io. Ok. Aspetta, vado fuori, la accendo. Ecco qua. Poi non abbiamo cassette per salvare, poi. Sì, sì, aspetta. no, qua non ci sono, effettivamente. Ecco qua. Beh, ma non importa, se dobbiamo solo fare quello. Poi se dobbiamo chiudere. Mi porto avanti, aspetta. Sono regaz. Ci sono sette scritte sopra. Un attimo, dove intanto sono finito? Ma sono caduto. Che palle, chi è che ha preso scossa? Io. Come? Ah, perché l'hai messo. Sì, devo togliere quello vecchio. Ah, già. Ma a quanto pare, ok, cascato. No, ma avete fatto cadere la torcia, maledizione. Si è spento il frigorifero, giustamente. Eh sì, non c'è più niente. Okay. Ok, vado a prendere anche l'altra, qua muore la gallina. Ok. Effettivamente è morta la gallina. Arrivo, Marco. Vai. Ho sentito delle galline. Sì. Dovrebbe essere quella morta. No. Se le sento, scusami. Ma allora sarà la terza che è rimasta sopra. Ma la è quella sopra, quella sopra, ma non importa. Adesso ecco qua. Noi corriamo al garage. Però perché, aspetta, però perché il frigorifero non si è acceso? Perché devi premere il tasto, probabilmente c'è una leva o qualcosa. No, ah, è qui! Scappo, scappo, correte! Ma se la porto qui mica muore anche lei, magari. Ma figurati, Marco, adesso. Ma è scomparsa, dove è finita? La siete portata dietro? Seriamente California Love, ma cosa state sentendo? Scusate. California Love? Ma la colonna sonora? La... Io non la sento. Io sì, sento delle cose. Adesso non c'è, no, adesso è finita. Ah, è fuori, premette il fante. Qui è verde. Fatto. Vai. Ok, è verde, verde. Ma il frigo aspetta, è ancora chiuso, forse eh? Devo premerlo però. Ah, la gallina pelvica. Ok, si sta aprendo qua. Devo tornare su? Eh sì, si apre. Dobbiamo salvare più che altro. Adesso dove c'è una cassetta? Sotto ci saranno cassette. Proviamo ad andare giù a vedere se sono. Aspettate ragazzi, c'è la gallina, portatela fuori. Arrivo. La gallina portatela fuori? Eh sì, mi sta inseguendo da 20 minuti. Io vieni al garage. Vieni al garage, vieni al garage. Secondo me non c'è problema, Marco. Ma scusa, premere il pulsante. Se c'è già dentro la cassetta, se premi un pulsante non è che risalva. Prova un po'. Magari attiva solo il punto di salvataggio. Non so dov'è, ragazzi, adesso non la vedo più. Vai, andiamo giù. Qui c'è anche quella valvola da prendere. Vieni, Marco. Arrivo. Ma la luce non ce l'ho più io, però. Ce l'ho io. Okay. Quanto è lungo. What a thrill! Pipiri, pipi! Serve la valvola, Marco. Vai, prendi il volante, prendi. Ah, arrivo. Se mi fa smettere di guardare, grazie. Non fare il saluto. Però ci sono salvataggi. Là. Eh sì. Ah, ragazzi, eccoci. Wow. La valvola di spurgo dei termosifoni. Sì. Mi fai giocare? Sì. La vedo, sono davanti. Chi è che c'era da voi in chat dai tempi della valvola di spurgo della palpazione? Vado a far benzina. Questa sera ho questo appuntamento importante. Vado a far benzina. Boh. Magari deve partire per un lungo viaggio. Non lo so. È un po' commosso. Non lo so, ragazzi. Allora, mi sembra ecco, posto. Okay, okay, okay. Girala pure, Marco. Faccio pure. La prossima volta si può essere più delicato con le inserzioni, eh? Mancare. Perché sei così sorpreso? E poi perché si gira? Dammi un secondo. Certo. Mancherebbe. Allora.
Ok. Noi ai tempi... Antiorario, Marco, antiorario, eh. Un attimo. Opa! Infilo al... ma spingi? Aperta comunque. Cos'è questo ballo? È aperta, in realtà è già aperta. A posto, a posto. Ma sei smontato, ma è di gomma. Ostia! Pelle. Oh! Ma è palesemente gommoso staccato. E noi abbiamo finito, qui non era il finale. Ancora. Ah, bisogna sì, mettere la batteria. La batteria la vado a prendere un sopra. Safe, non c'è nessun safe. La vado a prendere sopra, ragazzi. Non ci vuole niente, dai. Era sopra. No, Marco. Più. C'era il caricabatteria sopra, ma la batteria... la stacchiamo, lo mettiamo qua e si parte. No, c'è il caricabatteria, non la batteria. Ma io mi ricordo che un gatto c'era la batteria. Non abbiamo mai visto una batteria. Ma sì, era solo... Vado a trovarla io, vedrai. Questo si può aprire, Diezza. Sono ancora le galline. Tutto bene. Cioè, stasera sono un po' più in forma di stamattina di oggi pomeriggio. Vedrai che finisce la live e muoio, però... Forse la batteria è oltre il codice, mi sembrerebbe, sì. Ah beh, è vero, c'è ancora il codice da mettere, effettivamente. Ciò che di cassette due ce ne sono, scusami. Ce ne sono tre, mi ricordo. Ma scusate ragazzi, ma se io prendo la batteria, no? Ma non c'è la batteria! Come no, questa che cos'è? È una cassetta degli attrezzi, Marco. No, è una batteria. Marco, è una cassetta degli attrezzi. Questa è una batteria, semmai. No, quella è il caricabatteria. No, quella è il caricabatteria. E questo cos'è? Ma quello era palese che era il caricabatterie. No, ci serve da mettere il codice. Fammi prendere questa batteria, aspetta, Fammi prendere questa batteria. Dai. Marco, è una cassetta degli attrezzi. Ma non è possibile, non è possibile, dai. Servirà qualcosa. Ma chi è che mi ha spento la luce? Un attimo. O bisogna entrare in questo edificio che non siamo ancora entrati. Anche. Marco, così la vedi... Cosa ti tocchi il pisello? No. La nonat. Stavo affrontando questa situazione. Andiamo. L'altro... Non è che si è aperto anche lì? Qui è tutto chiuso. Grande meccanico, Marco. Grazie. Quando voi guardavate i vostri giornaletti di macchine, io probabilmente ero nel letto di qualcuno a fare sesso, va bene? No. Infatti non è vero, ero in qualche palestra a giocare. Cassetta che era in cucina sopra il bancone, Ah sì? Ho depositato la torcia. Ah, la cassetta per... Ma fino a che c'è... Merda, sono morto. Queste cose è vero capitano. Che c'erano ancora le due galline. Tanto, verso di voi. Tanto non serve. Andiamo nel capannone, Moro. No, sono tornate a fare. Marco, allora. Sì, a loro. A loro, a voi. Ma allora, fammi prendere quella cassetta degli attrezzi, che secondo me... importante per la riuscita. Moro, ma tu hai controllato gli armadietti anche qua dentro per vedere? Sì. E la luce dov'è? Adesso che ci penso. È qua sul tavolo. Va bene. Allora, prendiamo questo tavolo. C'è questa luce, il tavolo è un po' difficile. Ah, questo è il cadavere di Liezar. Io mi ci metto sopra e sono invulnerabile. Era qua la cassetta. Chissà se riesco a prenderla veramente a capa di cazzo, eh? Ma la batteria era qua, ragazzi. Io mi ricordo che era nel garage la batteria. Non so perché ho questo ricordo con gatto. Che andavi lì per ricaricarla, ma la prendevi da un'altra parte. Ma non mi io non sono andato sotto per ricaricare. Sì? Non l'ho presa. Siamo andati sotto? Ma è che dobbiamo tornare sotto a vedere un attimo? Non mi ricordo assolutamente. No, aspetta. Noi adesso abbiamo messo il codice? No. Non abbiamo messo Liezar, il codice. No, stai fermo, Liezar, per favore, Sono arrivate le galline comunque. Sì, ma stanno facendo i cazzi loro. Marco, mi porti la torcia, per favore? Sto arrivando già prima che me lo chiedessi. Porca troia. Vengo a prendere io, Marco. Non ti disturbare. Ah, vieni pure. Vuoi che le uccido? No, dovresti farmi luce. Devo prendere la cassetta se riusciamo. Ma ecco, io voglio Bebbe. Pensa, lo vedo anch'io anche se sono morto. Ecco. Allora, Marco, dritto, Sì. Pippore. Corri, Moro. Prendila. Corri. L'ho presa, scappa, Marco! L'ho presa. Corri fino al garage. Corro! Che
Incredibile. Veramente le galline in figa stiamo facendo qui. Allora, ora mi apri? Adesso arriva l'ultima. Ma perché stai arrivando tutto richiecchiato? Ho sbagliato il tasto. Dicevi? Apri. Hai bisogno? Sì, mi devi aprire tutto, Apri tutto. Un attimo che... Apri tutto. Geocalizzo. Porca ciutta. Ah, ecco qua. Ma buttala che funziona anche attraverso. Ah, dici? Sì. A me ha funzionato almeno prima, poi... Non ti funziona a te? No. Ma hai parlato in game? Voilà. Non importa, Marco. Chiudi, ok. Oh. Fantastico, ragazzi. Allora, facciamo un rapido check-up. Lizard, ci sei? Eccoci qua, è aperto tutto. E manca sempre la batteria, comunque. Non importa, però siamo salvi, siamo qui, siamo... Marco, non fare il ditalino, per favore. Non fare lo sgrilli, mi lascia stare. Anche per le donne, state attenti all'anonatto. Va bene, come potete vedere... Aspetta, Moro. Guarda, No. Dai, Marco, che gli diamo, Diamo! Sì. Questo è il cacchio me ne frega. Bravo, Marco, proprio da millennial boomer ormai, Sì. Bene, dai, posto così. Exit. È morto? Ah, sì. Oh mio golf. Sì. È stata una fatica, ma finalmente, non posso, ragazzi, chiedere il rimborso delle sub. No, non si può mai. Siamo andati un bel pezzo avanti, però, nonostante tutto, siamo partiti con tutte le peggiori intenzioni. Io lo rifarei giovedì a sto punto. Ma vediamo. Lizard è andato via, proprio addirittura, crashato. Lizard? Cosa? Sei uscito da tutto. Chiuso tutto Chrome, così, a casissimo, perfetto. Comunque dicevo, niente in realtà. Allora, domani mattina intanto facciamo Eurotrack. Marco, la smetti di sbrodolarti. Che cazzo dici? Quello lì delle costruzioni. Esatto. Andò domani mattina, ragazzi, lavoriamo. Non vedo l'ora. Sinceramente non vedo l'ora di domani comunque, mattina. Comunque, a parte quello, è uscita la notizia dal 4 novembre, se fate due abbonamenti in qualunque... da quello che abbiamo capito, in qualunque canale, o regalate due sub, vi verrà dato un codice da attivare sull'Xbox, cioè sul sito Xbox, per avere 3 mesi di Game Pass. Game cazzo. Teoricamente vale solo per chi non l'ha mai fatto, però in caso provatelo tutti, vedete, magari funziona. Dovete fare almeno 2 sub, o regalare 2 sub, oppure una sub regalata e una pagata, e dal 4 novembre all'11 novembre. Esper, cosa ho detto adesso mentre facevo di talino? Ma con anche quella da 6 mesi anni, non lo so. Che sto recuperando, scusate. Non lo so. Devo cosa, un po' d'animo. Cosa vuole Mauro? Smetti di darmi fastidio, Dovresti giocare. PC Game Pass, sei PC Game Pass. Amici, domani mattina, appunto, quel lavoro lì, la sera. Esaustivo. La sera facciamo FIFA. Un po' più di entusiasmo, Marco. Adesso... Vabbè, andate da gatto, Ho anche detto che stasera sto meglio. Adesso domani starò malissimo perché me la son tirata, però... Anche perché lo sai, Marco, che la barba comunque fa molto da filtro per i germi, le cose. Quindi adesso che te la sei tagliata sei più vulnerabile. Ma tanto sono a casa. Vabbè. No, Esprit, vai a fare in culo, vai a chiedere da gatto. Andate da gatto, ragazze, adesso gli chiedete 100 euro per Esprit. Sì.